Bene, buongiorno a tutti. Dai, che piano piano ci siamo. Vedo che vi state logando. Ciao, ben arrivato. Ciao, buongiorno, che te. Perfetto, grazie. Diventa lunga poi, vedi? Quello che dicevo prima, Fausto, grazie. Ciao, Giacomo. Sì, perfetto. Sì, Stefano, ti ho visto prima. Perfetto. Sì. Sì, hai ragione tu, Fausto, è lunga anche per me. Due webinar uno dopo l'altro. A me piace fare il webinar, per carità, lo faccio, ve l'ho detto anche il motivo perché lo faccio, senza scusante, dice, ah, quello fai il webinar perché, che ne so, io lo faccio per diversi motivi. Il motivo principale è perché tempo fa, quando avevo smesso, avevo già fatto da questo discorso, li faccio perché sennò diventa per me prima cosa diventa un obbligo per me farmi le analisi e incominciare l'ingranaggio di iniziare la giornata almeno lunedì, mercoledì, venerdì. Se no, magari non fai più le analisi, non le fai più neanche sul grafico, le fai soltanto mentalmente. Poi vi spiegherò di più. Facciamo correre un attimino la disclaimer di obbligo e poi cominciamo. Ciao, ben arrivato anche a te. Allora, ciao, buongiorno. Allora, perfetto. Non saluto a nomi perché sennò poi magari qualcuno me lo dimentico e siamo tanti. Ok, perfetto, benissimo. Benissimo, Outlook Weekly, devo cambiare perfetto, mi fa piacere Giacomo che ti è piaciuto quello di prima. E a livello di operatività oggi niente, non abbiamo fatto niente, però a livello di andare a ispezionare la strategia dei nuclei, il metodo dei nuclei, la teoria, come lo volete chiamare, dei nuclei, secondo me, vi ripeto che il primo capitolo del libro che ho scritto è stato proprio sui nuclei, perché l'ho buttato giù di getto, perché era una cosa nuova per me, lo andrò a rivedere perché logicamente è passato ormai tanto tempo e lo devo aggiornare sugli aggiornamenti che ho fatto, ok? È una cosa un po' un'opera incompresa perché continuo a portare modifiche a tutto quanto il libro. Allora andiamo avanti. Perfetto, allora possiamo anche cambiare il grafico, la schermata andare su questa. Allora, perfetto, ben arrivati a tutti. Appuntamento Outlook Weekly, quindi abbiamo un Outlook settimanale che devo dire, ahimè, la settimana scorsa non ne ho azzeccata una. Ci sta? Ci sta. Ok, ci sta dal punto di vista, ci sta ancora lo schermata di prima. Vedete che per chi è nuovo, per chi incomincia adesso, vede tutta sta roba qua. Sì, è difficile andarla a capire, però se io vi faccio vedere questo, vi faccio vedere questo, faccio vedere questo. Poi, alla fine, nel momento attuale, siamo comunque qui e c'è tanta, tanta strada per arrivare qui, capire perché ci sono queste trend line. Non è una trend line ciclica, non è una trend line da analisi tecnica, sono più che altro analisi cicliche, però non andremo adesso a vederle perché poi sarà un po', diciamo, complicato andarle a implementare. Allora, andiamo sull'Outlook Weekly, quindi andiamo a vedere il disastro, la catastrofe delle analisi successe, ma contenute ancora ad un livello che si possono dichiarare non sbagliate, ma sbagliato il timing. Di ogni operazione che io faccio o che fai nel tuo trading, io sto parlando in prima persona, sto parlando con la voce di tutti, con la mente di tutti. Bene, bene, Fausto, te lo dico subito. Allora, grazie Fausto, me l'ha ricordato. Allora, un attimino finisco questa. Ogni operazione che faccio, che fate, che facciamo, è un'operazione giusta, è un'operazione sbagliata. Okay? Non esiste operazioni giuste, non esiste operazioni sbagliate. Se io ho fatto uno short o un long qui e lo guardo dopo un po', adesso c'è il grafico weekly magari troppo lungo, però se io faccio un'operazione long qui a 1,25 dell'euro yen e lo guardo tra 3 mesi e sono a 1,30, l'operazione era giusta. È stato sbagliato solo il timing. Ok? Quindi, chiaro. Adesso no, ho inventato l'acqua calda dicendo questo, no? Vabbè, però non è questo il punto di vista, è che voglio dire che non esistono veramente operazioni giuste e operazioni sbagliate da questo punto di vista. Ok? Bene, Fausto, che mi dici questo? Mi fa piacere perché mi allaccio a questo. Allora, mi è scritto che ti ricordi benissimo perché il motivo perché faccio webinar quando l'ho detto. Adesso non mi ricordo se tu l'hai sentito in un webinar o se te l'ho detto così a voce.
Allora, non mi interessa essere credibile, non ho nessun motivo per essere credibile, visto che me ne frego veramente di tutto, però il motivo che io ho smesso, penso 2 anni fa, per un periodo di 5-6 mesi a fare i webinar, mi sono trovato come, paragonandomi a un amico mio tedesco che lavora in una banca e fa praticamente il trading istituzionale per una banca. Aveva deciso di non lavorare più in banca, ma di lavorare da casa. Sì, sai, alla fine ho pensato che stacco tutto e alla mattina mi alzo e non ho più bisogno di mettermi la giacca e cravatta, di mettermi vestito bene, di fare tutta la mia routine, di andare a lavoro e prendere spazio in ufficio. L'aria un po' condizionata, il condizionatore mi sta distruggendo, i colleghi di lavoro non li posso più vedere, non posso, voglio più parlare con il cliente che mi viene a disturbare, voglio la mia pace. Ok, si è allestito in casa un ufficio. È venuto a casa mia, ha visto come lavoro io ho 15 monitor, ma questo, vi ripeto, non sono essenziali. Io, per esempio, ultimamente sto usando solo 6, ma gli altri sono pieni di polvere perché in questa stanza non faccio entrare la donna delle pulizie, non entra, quindi non faccio entrare nessuno. Devo togliere un po' di polvere, però vabbè, questa era la sua idea. Ho detto, ok, comunque io ho già diversi monitor a casa, mi sistemo nel mio ufficio a casa. E si è fatto questo. È durata questa avventura, per lui è durata 3 mesi. Dopo 3 mesi, prima cosa, suonava il telefono, e questo, che voleva questo, e il cliente che lo chiamava, e questo, ma perché non ci sei più? Ma ho visto, non stai operando, ma ho visto, stanno andando male, ma ho visto questo. Allora lui ha capito che praticamente non era più il suo habitat naturale, ok? Non era più il suo habitat naturale, lui l'ha fatto prima di me questo, ok? E io dicevo, sì, ma guarda che io lo stesso ancora prima di saperlo, gli avevo detto, ma sicuramente hai cambiato la tua routine. Ok, non hai più l'obbligo di metterti nel traffico, di fare i chilometri per andare in banca, di andare nel tuo ufficio, non hai più tutto quanto la tua routine, hai cambiato il tuo habitat naturale e hai cambiato tutto quanto quello che ti stava presso. Io sono arrivato dopo di lui a dire, ok, mi sono rotto le scatole di seguire i webinar, l'obbligo di essere la mattina puntuale a fare i webinar, comunque ci sono perché io mi alzo presto la mattina, di solito mi alzo dalle 5 alle 7 nell'arco di temporale, se vado a letto alle 8 di sera mi alzo alle 5, se vado a letto alle 11 di sera mi alzo alle 7, se vado a letto alle 2 di notte, certo che non mi riesco a alzare alle 7, mi alzo alle 7 e mezza, però più tardi alle 7 e mezza non mi alzo mai in settimana, ok? Per farvi diciamo una scala di come mi muovo io nelle mie ore notturne, ok? Ho deciso di non fare più webinar. Ho deciso di non fare più webinar. A un certo punto mi sono trovato che sì, accendevo il computer, sì, accendevo tutto. I primi giorni ero pieno di entusiasmo. Ciao, oggi è lunedì, che bello, non faccio webinar, non devo far seguire nessuno, che bello, che bello. Però poi non facevo più le analisi, le facevo mentalmente. E quindi rimaneva fuori un po' tutto quanto. È rimasto fuori l'operatività attiva, l'operatività, diciamo, quella passiva è rimasta, ma è diventata ancora più passiva perché mancando le analisi, mancava proprio l'estro, la voglia di fare, l'idea di comunicare, l'idea di questa, e ho ricominciato a fare i webinar. Per fortuna io ho sempre avuto dietro chi mi chiede a distanza di tempo, il broker che mi segue, l'addetto al gruppo italiano di quel broker, di quell'altro broker. Tanti che mi vogliono magari anche con trasmissioni, streaming, tutto il resto li ho abbandonati perché non le voglio fare. Questo assolutamente non è, o faccio trading o faccio trasmissioni streaming. Però i webinar ho scelto, ormai siamo 6 anni con VDSuite e SwissMarket, sono contento perché è un broker che ne vale la pena. Non si tolgono uno dall'altro, l'ho detto, non è che è un broker che adesso lo devo assolutamente mettere come primo livello perché lo spread è più basso, perché non si cambiano netto, perché lo swap è di. Questi sono i provider di liquidità, quindi più o meno siamo alla stessa parte di tutti i broker che siano accettabili, ma come livello di pagamento, livello di stabilità, assolutamente ci metto la mano sul fuoco, sto benissimo, ok? Però ho ricominciato a fare i webinar proprio per questo motivo e vi dico che oggi, magari che era lunedì, ho una marea di cose da fare, quindi fare i webinar mi viene male perché avrei da fare tante altre cose. Perché prima dell'una devo essere anche fuori da una parte, domani e martedì non c'ho webinar, sono a Berlino, ok? Però Berlino sono 300 km da casa, però ci sta, perché una volta alla settimana vado a Berlino in ufficio e tante altre cose, però
Fare i webinar mi porta avanti con le teorie. Per esempio, chi ha seguito prima la strategia e la teoria dei nuclei è una cosa, il mio bambino, è una cosa che porto avanti, però se non faccio i webinar non la porto avanti perché da solo a farmi questa cosa qui non me la porto avanti poi magari mentre scrivo il capitolo sul libro o perché magari mi preparo per un webinar, anche se solitamente vado a getto a ruota libera, però va bene. Quindi i webinar, il motivo che l'ho fatto, visto che tu Fausto lo sapevi già, è proprio per questo motivo qua, perché se non faccio i webinar non faccio le analisi dirette attive, ok? Bene. Poi ho scoperto anche che non facevo neanche più trading, non facevo più webinar, non facevo neanche più trading. Avendo altre cose fuori dal trading, fuori di casa, altre attività che ho, di investimenti che ho fatto, tralasciavo il mio lavoro principale, la mia passione, perché mi occupavo di fare altre cose, ok? Andavo in cantiere a vedere come costruivano, andare altre cose, tante altre cose che sto facendo fuori dal trading, ok? Cose che ho di attività adesso non più attive come trading, ma passive. Bene, andiamo a noi. Analisi weekly, analisi settimanale per l'euro-dollaro. Partiamo dal weekly. L'ho azzeccata in pieno. Ho azzeccato in pieno, cioè io a far vedere una cosa positiva. Ci mi piace, ogni tanto ci sta anche a far vedere qualcosa di negativo. L'ho azzeccato in pieno? Sì, ho azzeccato che neanche il primo take profit è arrivato. Lo stop a pari era questo? Sì, va bene. Questi 60 pips di entrata long erano uno stop loss con stop a pari o lo stop loss che era questo? Ci sta. Adesso siamo in questa zona qui. Io direi, visto che ha azzeccato il primo, secondo e terzo take profit, non l'ho azzeccato assolutamente, va benissimo andare a capire come si è mosso il mercato. Prima congestione, seconda congestione era questa, è stata rotta questa, la prima rottura, questa siamo la prima rottura della congestione. Allora, prima call, siamo ancora in congestione qui. Ok? Cancelliamo l'analisi, cancelliamo le scritte, togliamo un po' di roba. È andata male per chi ha continuato a tenere le operazioni, è andata male per chi ha messo lo stop a pari, è andata pari, diciamo, però l'analisi non era giusta. Col senno di poi, mettetemi sulla forca, come volete voi, sulla ghigliottina, è così, è andata male, ci sta. Prima congestione, il raggio di congestione delle candele si mantiene dentro fino ad arrivare con questa rottura. La prima rottura di una congestione, guarda caso, statisticamente, è la prima rottura sbagliata. Quindi la prima rottura, se il prezzo adesso mi ritorna all'interno, qui, ho tutta questa via qui, il Fibonacci rimane, vedete che c'è il livello medio e tutti questi livelli. L'unico Fibonacci che devo togliere adesso è il Fibonacci nero, lo tolgo. Cambiamo colore a questo Fibonacci che si vede male, lo mettiamo, no, non è questo. Lo mettiamo bianco e lo mettiamo bello pesante. Così. Ah, va bene? Si vede? Ok. Questo livello qui di Fibonacci è anche un livello medio. Non mi piace bianco. No, non mi piace neanche a me bianco, dire la verità. Dire la verità, non mi piace bianco. E lo mettiamo di un altro colore. Andiamo con questo. Non è tanto bello, però insomma, almeno si spicca un attimino. Ok? Da questo livello qui, che è il livello di congestione, quindi a livello giallo, per Fibonacci max da qui, minimo da qui, quindi il livello al 50% rimane questo. Se io entro di nuovo con questa candela qui weekly, quindi no long, no short. Quindi tutta questa zona dove sono, qui viene messa alla prova il trader nella sua dinamica di, andiamo a vedere com'è il grafico in primo piano, nella sua prova di pazienza. Zona no trading. Tutta questa zona è la zona di no trading. Da qui incomincia la partenza.
Nei nuclei ho fatto vedere qualcosa di più prima, no? Nell'intraday non troppo stretto, nel 4 ore, è più una dinamica vista nel 4 ore, ma una dinamica di long term per analizzare il trend. Ok, livello del 50%, livello della distribuzione, livello della congestione, scusate, quindi questo è il livello. Mettiamo dritto. Okay. Questo livello qui di entrata, io se lo metto qui nella candela attuale, se il prezzo mi arriva qui, non devo pensare ad altro che non al rientro, non ci sta, non va bene, al rientro del prezzo sopra la congestione, sono 66 pips, 60 pips, non è che sia 200 pips, quindi dico che okay, non fate trading per i prossimi 200 pips, non ha senso. Se il prezzo continua a scendere con altre tecniche potete fare quello che volete, ok? Però questa zona qui è una zona di no trading. Se lo fate, lo stop loss è di 60 pips. L'ho detto anche nel nucleo. Però va bene, io non vado a vedere gli stop loss, vado a vedere le entrate. L'unica entrata che io faccio è il target, è questo. Quindi rientro all'interno della congestione, ritorno dalla parte della congestione di questa candela qui, prima congestione. Ah, ecco, adesso mi ricordo perché avevo messo il grafico in secondo piano. Va bene lo stesso, cambiamo il grafico in secondo piano. La prima congestione è questa. Con il prezzo che rientra qui, il target sono 150 pips. Sulla candela weekly, che li può assolutamente fare, perché da qui a qui arrivare a fare 200 pips è possibile. Andiamo a vedere questa candela qui, 190 pips. Ok? Per farvi solo un'idea di come sono le candele weekly con le espansioni, quindi 200 pips. Quindi se arrivo qui, ok? L'entrata dovrebbe farne 150. Devo capire un attimino quanta spinta rialzista io trovo nei sottocicli. Comunque a questo punto il livello di entrata per il trade è 1 e 10 e 11. 1, 10 e 11 sarebbe anche un livello importante. 1, 10 e 11, ora scusa, 1, 10 e 15, 1, 10 e 10. Cos'è? È un livello di entrata che il prezzo ritorna sopra un livello figura di 1,10, quindi ritorna a riportare il prezzo sopra un livello di supporto, quindi il supporto che è stato rotto ritorna a essere un pullback, quindi da sotto a sopra un pullback. Se però dal pullback non continui la discesa e comincia a salire, allora rientro. Come livello di primo take profit è il piercing. A questo punto il piercing lo mettiamo un po' più lungo, vediamo quant'è, non se riusciamo a mantenere questa trend line dritta. Ok, la mettiamo più lunga. Quindi il livello del piercing, la parte centrale della candela, eccolo. Oggi lunedì, non ho ancora fatto la spike, tanti lavori, più tanti processi che devo ancora fare, però ci sta che l'analisi dell'euro-dollaro, vediamo se riesco a metterla dritta, eccolo. Primo livello di take profit, questo. Secondo livello di take profit, questo. Ok, questo è per me l'andamento del prezzo e non altro. Cioè, se io entro qui, vado a ricoprire tutta la congestione. Quando arrivo qui in alto, devo capire quando ci arrivo. Se ci arrivo venerdì sera alle 18, questo è il livello massimo. Se arrivo mercoledì qui, che è un po' strano perché dovrebbe farmi 200 pips, però ci sta. A livello di daily, se continua a fare un trend rialzista, ci sta, ok? Però se arrivo qui, fate conto, tre candele daily da 80 pips rialziste sono 240, già sono sopra i 210. Ci sta, tutto è possibile. Andiamo a vedere un attimino se troviamo una candela bella lunga, lunga, lunga che mi fa, vedete, questo mi fa 200, questo mi fa 234. Ci sono candele lunghe possibili, 242, ok? Certo che se arrivo qui in alto il mercoledì, 300 pips, se arrivo lì il mercoledì devo anche capire che magari arrivo qui, potrà andare su e giù fino a quando chiudermi la candela più o meno in questa zona. Quindi questo è il livello di target assoluto della congestione. Se poi la settimana dopo voglio continuare la salita, andrò a vedere come sono messo con le analisi. Ok? Quindi per l'euro-dollaro weekly non ho altro da inserire. L'unica cosa del livello di stop loss per chi vuole fare i long, non lo consiglio, però i long sarebbero da qui a qui.
Non li consiglio. Secondo me, non andare in zona di no trading per tutto quanto questo andamento qui. Non fate dei long, anche se il prezzo scende di altri 62, non fate il trend long. Non lo fate. L'unica cosa è che se volete entrare e tenervi lo stop loss, cercare di fare dei long dai minimi, lo stop loss è quello al minimo, quindi 67. Se il prezzo arriva in questa zona qui, penso che non lo faccia, perché arrivare a 1,08 e 76 sarebbe veramente debole. Allora cercare di fare dei long per portarsi minimo mio su questa zona di 140 pips. Sulla questa candela qui ribassista, che non l'abbiamo ancora analizzata, ok? Cerchiamo di andare a vedere nei dettagli, perché una cosa è l'ampio termine e tutto il resto. Andiamo a vedere nei dettagli il Fibonacci, che mi prende tutta la candela, cambio colore del Fibo. Io cosa lo metto più fino, lo metto così, no, lasciamo così, no, così non si vede proprio niente, lo devo mettere di un colore che si veda, quindi mettiamo il colore nero. Il 50% della candela weekly, chissà perché, è posizionato il piercing proprio nella zona di intervallo da dove si parte l'ombra. Quindi notate che questa zona qui, se non viene interrotta, ritorna a questa. Mettiamo il caso che la zona si abbassi fino a qui, quindi metto il Fibonacci sempre aggiornato, 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 quindi l'entrata diventa sempre più bassa. Ok? Diventa sempre più bassa, però io non sto più aggiornando la candela di adesso, sto aggiornando la candela questa. Quindi prevale, anzi vale, non c'è altro sistema, se questa candela qui mi chiude più in basso, non c'è più la congestione, non è più entra nella congestione, quindi non vale più l'andamento o il calcolo di questa candela. Questa candela qui vale soltanto se rimane integro il minimo. Se il minimo di apertura, che adesso non posso ingrandire perché più grandi così non va, è stato questo, dove la candela qui adesso sta cercando di salire, vedete che sta salendo. Se il prezzo comincia a salire e diventa rossa, continua a rimanere blu questa candela qui, vale. Perché noi lo sappiamo guardandola nel minuto, vediamo se riesco a trovare il punto di partenza. Ecco qui. Questa è stata la partenza. Vedete che il prezzo aperto è più basso, ok? Però questa è l'apertura 1,10 e 1,0943, 1,0943 l'apertura. Questa cosa qui che apre così in basso sono le discrepanze che hanno i provider di liquidità, quindi sono candele che non ha senso neanche cercarle. Quindi 1,10 è 1,0943, 1,0943. Andiamo a vedere il punto più basso della candela. Ok? Quindi il punto più basso della candela weekly è questo, quindi 1,0943 è il livello che io devo andare a continuare ad avere, se lo mettiamo qui così non disturba. Ecco, questo è il mio livello. Questo è il livello di congestione. Questo è il livello della candela che non deve andare sotto questo prezzo per dare all'analisi che abbiamo fatto un motivo per seguirla. Quindi se io ritorno poi qui in alto, già da qui dove c'è scritto zona no trading, che non c'entra niente con il livello medio, nel livello medio, non lo consiglio, però da qui si può incominciare a entrare long con lo stop loss di 35 pips. Già interessante. Quindi anticipo, ok? Quindi long anticipato, lo possiamo anche mettere. Zona di no trading, vale per tutto il grafico, lo mettiamo qui, ok? Però per chi vuole anticipare, non ha senso secondo me. Primo long, dov'era il puntino? No. No. Primo long, anticipato, attenzione, nel senso che attenzione, stop loss,
Ok, quindi il primo long anticipato che è questa zona qui di FIBO, se entro qui lo stop loss logicamente è questo qui, 40 pips. Ok, lo inserisco qui. Ok, lo sappiamo, questo è il primo stop loss per questa operazione qui. Mettiamo qui e cerco di dargli un significato con una piccola trend line da qui a qui per rendere l'idea. Ok. Ok, quindi questa per il trade anticipato, questo è lo stop loss. Da qui a qui si rischiano 30 pips, ci sta, via. Se la candela diventa verde, andiamo nei dettagli, non lo posso ingrandire, se è verde, se la candela continua a diventare blu, ok? Continua a salire blu e mi fa il breakout di questa zona qui, io posso cercare di anticipare ancora di più, ma starei un po' attento perché la direzionalità del trend o la direzionalità della candela non ha ancora fatto nessuna spike, probabilmente o la fa o non la fa proprio, non mi interessa, abbiamo ancora tanto spazio per vedere. Se io adesso vedere il corpo di questa candela, che la vediamo nel daily un po' più così, se vado a vedere il corpo di questa candela è 7 pips, quindi potete mi rompa ancora, mi faccia la spike per poi ripartire. Ok, a livello weekly mi sa che basta così, non ho altro, ho spostato, continuo ad avere un'analisi long, quindi vuol dire che prima o poi comunque la azzecco, quindi sarò il più bravo del mondo, ok? Lo dico scherzosamente, però è inutile fare un'analisi short su un grafico che ormai sta scendendo. Qual è il miglior trade? Il miglior trade è il trade contro trend. Il miglior trade è il trade che riesco a fare avendo ragione, anticipando, ok? Siccome ho delle statistiche, ho delle convenzioni di mercato, okay? Delle dinamiche di mercato che mi rendono possibile avere l'entrata su un trend ribassista, chiaro, rialzista, e d'altronde arrivare qui al 50% sarebbe un ritracciamento, cercare la zona ribassista, certo, da qui posso evitare di fare il long e di mettermi contrario, se credo ancora al trend ribassista. Okay? Ricordatevi un'altra cosa. Questo livello qui di prezzo, così poi finiamo l'analisi, ci potrebbero stare ore su ogni analisi, no? Questo livello di prezzo lo mettiamo del colore verde, lo mettiamo di trend line, lo mettiamo bello grosso, lo mettiamo dritto. Non riesco a metterlo dritto. Ok, dai, qua non importa. Grafico lineare. Ho reso l'idea? Avete capito che c'è un motivo perché non vado a cercare le posizioni short? Notate come l'andamento del grafico a livello di linea, quindi di livelli di non trading, ma a livello di statistica visiva e condizionata del prezzo, sono livelli di che puntano, vedete questo punto qui, tutta questa zona qui, anche la trend line. Ok? Livello di piercing della congestione. È già stata tentata la parte rialzista e da qui ha spinto il grafico ribassista. Quindi se da qui ritorno qui nel livello del piercing, sarebbe tornare nuovamente in questa zona e cercare di non entrare lo short. Ma io sono già tornato anche in questa zona dove il prezzo è già ripartito. Ritracciamento è ripartito, ritracciamento è ripartito. Ok? Quindi a questa zona qui dove sta ripartendo, se riparte qui, avete capito? Cioè, non mi piace dire avete capito, però capite che
C'è un motivo perché il prezzo non potrà andare di sotto, non deve farlo. Poi macroeconomicamente o motivi di pressione valutaria o motivi di geopolitica può arrivare anche lì. Però è bello vedere il grafico, grazie a te che mi scrivi, su questa ottica. Ok? Ci siamo. Sì, ho visto anch'io, ho visto l'euro-dollaro che anche sul 4 ore, con la candela delle 4 ore, è ripartito bene. Ok, vediamo, non so, è ancora tutto quanto in movimento. Okay, l'H1, il weekly sull'euro-dollaro è questo. Weekly sul daily, che c'è da dire? Le analisi erano quelle, non sono andate neanche a buon fine, non sono andate neanche, non hanno avuto la spinta da fare, quindi togliamo prima cosa tutto. Andiamo ad aggiornare i minimi e i massimi, cerchiamo di andare un po' più veloce perché volevo vedere anche l'euro-sterlina. Allora, da aggiornare i minimi e i massimi, interruzione di questo minimo, con questo minimo, e poi con questo. Quindi ha interrotto i minimi, 1, minimo massimo crescente, 2, minimo decrescente in movimento, però è questo. Okay? Quindi notate che la dinamica ha spostato tutta questa zona qui, da questo a questo. L'unica cosa che ancora non si può fare è segnare un canale così, a parte che è troppo ripido, okay? Non ci sta. Questa sul daily veramente non ho le mani legate per dare un'analisi, neanche un'analisi di prezzo, perché tornare qui non vuol dire andare rialzisti, tornare su questo qui è un pullback, aggiorniamo anche il Fibonacci. L'analisi short, vedete che questa zona qui da short, da qui dove davo la zona del triangolo, l'ha fatta. Quindi torniamo indietro nei video, potete andare a vedere, questa zona qui era stata già pensata, però non voluta come trend rialzista, pattern armonico. Ok? L'unica cosa che possiamo vedere, se tornate sopra questa zona, andare a pigliare la prima zona del canale, ma non c'è altro. Da qui io, dove non ho dato più lo short, era lo short fino a questa zona, addirittura fino a qui, quindi altri 100 pips. Adesso siamo in questa zona ribassista che, ragazzi, andare a capire che da qui riparte, non lo so. Quindi saltiamo il daily, non andiamo a vedere, andiamo a vedere il DAX per gli appassionati. Continua il trend ribassista, anche se ha fatto questa salita. Allora, togliamo i segnali. Rimane le zone di take profit 1 e 2. Allora, livello. Dobbiamo cambiare un paio di cose, però il trend rimane ribassista. Sì, fammi vedere perché l'euro sterlina. No, non lo posso ancora comprare. Vorrei comprare l'euro sterlina, però ancora non mi dà. No, non mi dà. Ok, va bene. Allora andiamo a vedere che questo Fibonacci qui assolutamente non mi serve più. Rottura di questo ribassista. Questo sale, continua a rimanere dentro, rimane dentro, rimane dentro. Togliamolo per ora. Voglio togliere un po' di roba per arrivare ai livelli di take profit. Uno, due. Sul DAX, zona di permanenza, questo è chiara. L'aggiorniamo. È difficile capire l'entrata. Andiamo un attimino ad analizzare queste candele qui. Questa è una candela con il corpo, questo è il corpo che è uscito sopra, con la penna bianca. Questo è il minimo. Vedete che questa candela qui ha fatto, se io vado a sommare queste due ultime candele, questa candela qui è la spike praticamente di queste due candele, questo è il corpo. Okay? È ritornato dentro adesso questo corpo. L'unica cosa che mi viene adesso da capire è che da qui a qui posso inserire un livello di Fibonacci o un livello di piercing per capire quando entrare ribassista, lo posso fare soltanto dal massimo della candela al minimo di questa candela. Questi livelli qui,
il cosiddetto piercing sorge da qui, stop loss, questa zona qui, cancello. Ok? Quindi la zona dinamica di movimento ribassista che ha fatto il movimento rialzista mi fa fino adesso una candela, una pin bar rialzista, fino a quando non mi ritorna in questa zona qui. In questa zona qui io avrei, se vado a vedere graficamente accoppiando queste due candele, avrei una spike fino a qui, un corpo però. Vedete che il corpo di questa candela qui, che ormai è rialzista adesso fino a questa zona qui, è un corpo rialzista, non lo avrei più, ok? Avrei questa spike qui, avrei un corpo ribassista fino a qui. Quindi praticamente mi vado ad avere una candela che ha un corpo così ribassista, una spike così e una spike così. Quindi a questo punto avrei una candela del genere, quindi entrando in questa zona qui, già da qui sono diventato di nuovo rosso e da qui continuerebbe il corpo per andare a coprire questo. Quindi il target, primo target è questo e poi il secondo target è questo. Quindi mi aspetto una candela, e qui vedete il bello, di una candela ribassista così. Mi date un attimino il feedback? Okay. Avete capito la somma di questa, come sta muovendo il movimento di adesso e cosa mi aspetto? Tape out vuol dire uscita del take profit, non c'è più niente da fare, finito lì. Però non consiglio di andare in queste zone, queste sono le zone di target. Ok, perfetto Giacomo. Quindi queste zone qui, se io mi aspetto una candela ribassista, così. Siamo nelle candele weekly, DAX, sì. Il DAX ribassista e l'euro dollaro sale, sì. Non spengo il telefono. Ok. Ok. Perfetto. Benissimo. Perfetto. Allora abbiamo capito la sostanza che sommando queste due candele mi ritrovo con un engulfing rialzista, lo disegno così. E sommando però queste due candele, la candela di adesso se si comporta fino a qui, avrei poi alla fine una candela dal corpo con la spike più accentuata, un corpo più così. Quindi arrivo a questo minimo qui, che sarebbe il minimo di questa candela, e continuerebbe ancora più giù. Ok, perfetto, andiamo avanti. Sì, correlazione con l'euro dollaro, se l'euro dollaro sale, il DAX scende. Normalmente sì. Ok, te la rispondo così, normalmente sì. Sul daily del DAX abbiamo il primo breakout adesso, eh? Oggi la candela del lunedì, quindi attenzione ai breakout. Queste sono le zone che io avevo inserito l'altra volta come stop loss, vedete che era stato un gap aperto. Vi ripeto, le analisi la settimana scorsa sono state veramente un disastro, non perché le analisi sono state sbagliate, non esistono le analisi giuste o tra i giusti e così via. Triangolo, quindi non mi prendo la colpa di aver fatto un'analisi sbagliata. Tante analisi erano anche giuste fino al mercoledì, poi hanno cambiato. Cioè, non esiste avere un'analisi giusta o sbagliata, quindi non mi prendo neanche questa colpa. Però è bello che io condivido anche queste cose, cioè non è che condivido soltanto la parte bella o che ne so io. Bene, il dollaro sta continuando a salire, sì, perfetto. Vedete, sta cominciando ad avere lo sviluppo, sta avendo un po' andamento, ok? Quindi il daily lo lasciamo stare per l'euro dollaro, per il DAX, il movimento è quello weekly. Se volete vedere una bella strategia, secondo me, intraday, quella riprendiamo. È la strategia che trovate nel mio blog, la trovate qui. Quindi se volete andare a vedere la strategia gratuita che c'è nel blog, è questa qui. Strategia.0, cliccate sopra. Ci sono tutti i video, sono 5 video. C'è un'analisi completa. Non riesco a vedere, ma la tengo qui. Ancora di YouTube. Ok, perfetto, mi ha risposto. Ok, va bene. Il blog me lo metto qui, perché a me arriva quello di Google, però quello originale sarebbe questo qui. mp-agendaforex.com. Questo è il blog, se volete andare a vedere la strategia gratuita del trading sul DAX.
La rodona l'abbiamo visto, continua la sua salita. Volevo andare a vedere con voi l'euro sterlina. L'euro sterlina è in salita. Allora, se vogliamo vedere tutte le analisi, non tutte le ho sbagliate. L'euro sterlina l'ho azzeccata la settimana scorsa, eh? Perché allora andiamo a vedere la candela di oggi, di lunedì, martedì, scusate, lunedì, venerdì, giovedì, mercoledì, martedì e lunedì. Okay, questa è la candela del lunedì scorso, se non mi sbaglio. Parteva a rialzo, era il trend, era da qui long, vedete che continuava a salire. Quindi ancora il trend persiste long, l'analisi è ancora questa, il target è ancora quello. Quindi cercare dentro la forca di pitch, che non è altro che questa dinamica che sembra una forca, bastone e forca rialzista. Ok. Andare a cercare ancora una parte rialzista sull'euro sterlina. L'analisi rimane quella, l'analisi trovate nel video, oppure se volete farvi uno screenshot, questa è l'analisi che consiglio. Long, vedete questi livelli qui, livello di Fibonacci dove adesso continua ad essere long. Per entrare adesso long, lo stop loss è dinamico. Siamo in una congestione, bravo. Allora, togliamo un po' di roba perché questi Fibonacci qui, questo livello di Fibonacci sono livelli contrastati. Vorrei togliere il livello di Fibonacci attuale. Tolgo questo. Cominciamo a togliere le cose che non servono. Togliamo i livelli. Ok, bene, abbiamo qui una congestione. Sì, okay, perfetto. Congestione, quindi nei time frame quelli ampi, cioè di lungo termine, è giusto andare a vedere le congestioni, perché la cosa più grande c'è una candela lunga, certo che abbiamo congestioni di 5 minuti e vanno analizzate per il trading intraday, ma a lungo termine hanno una risoluzione di individuare il trend. Quindi assolutamente giusto. Prendo solo il corpo delle candele, in gestione solo il corpo, una candela che chiude dentro, vedete, è nata per andare fuori, tornare dentro, quindi la chiusura è questa, la chiusura è questa, la chiusura è questa, tre chiusure sono all'interno di una congestione. Quindi congestione, scrivo qui, uno, dove è il pallino? Qui, conge. Ok, prima congestione. Poi non so se ce ne saranno altre, ma questa è la prima congestione. Dalla parte alta vado dalla parte bassa, giusto? Ok, stiamo comunque analizzando il grafico perché il trend dell'euro sterlina è rialzista dal mio punto di vista. Ok, stiamo abbandonando una fase ribassista, che è questa, e stiamo portandoci nella parte alta. Vedete che dalla parte alta alla parte bassa c'è cioè questo Fibonacci, siamo nel 50% di Fibo. Ok? Quindi il 50% di Fibo mi può dire che la congestione, come falsa rottura, quindi attenzione alle rotture che comunque ritorneranno il prezzo, da qui non faccio più il long. Ok? Però nella parte centrale del piercing, ci sono. La parte centrale del piercing, questa zona qui è un long assoluto, quindi niente long sui massimi. Ok? Niente, vedete questa candela day che sta cominciando a scendere? È tutto quanto materia da comprare. Se io entro, lo stop loss è sotto questo minimo di questa candela pin bar. Quindi a livello di stop loss per le entrate long, questo. Quindi tutto questo spazio qui è da tradare in long. Lo mettiamo con un bel triangolino, che ci cambiamo logicamente il colore, è già cambiato, perfetto. Questa zona qui è il mio long, tutta questa zona qui.
altro non posso fare e non voglio fare perché a questi livelli qui, vediamo se riesco a prendere triangolo. Okay. Tutta questa zona qui è tutta zona low, qui sopra no, perché se io vado a vedere che da qui a qui ho 45 pips, da qui a qui potrei avere sì altri 36 pips, però avere anche un ritorno all'interno della congestione, quindi sono in congestione di mercato, 1, 2, 3 candele, fino a quando non, la prima rottura la devo sempre calcolare come falsa rottura. Quindi all'interno di una congestione la prima rottura è quella sbagliata, quindi se io vado a rompere qui in alto, addirittura posso cercarmi lo short fino a questa zona qui. Quindi da qui, short. Se poi vedete il prezzo che sale fino a qui, questo è il livello di stop loss, nonché un livello di short. Questo è un livello di stop loss per i long, ok? Se comincia a scendere più in basso, qui c'è il canale, c'è la spinta per andare long. Io non andrei a cercare gli short da qui, ok? Non andrei a cercare i long da qui, ma gli short da qui e i long da qui. Quindi diventa questa qui la zona, 80 pips. Perfetto. Sul weekly rimane invariata l'andamento rialzista, il take profit è 0,88 e 30. Quindi l'andamento delle candele weekly rimangono invariati. Ok? Bene, siamo oltre il tempo, vorrei andare veloce, veloce, veloce a vedere che cosa ha fatto l'oro. Ancora in movimento, aveva fatto proprio il primo take profit, vedete che l'ha toccato. Ha toccato il primo take profit, ancora in movimento. Daily, tutte le zone, cioè non, io ho detto all'inizio tutte le analisi sono andate sbagliate, cioè non è vero, non tutte, ok? Il petrolio è in una zona molto bella da cercare il long, ma aspettate che il long vada sopra questo livello qui, sopra questo canale qui cercherò il long sul weekly. Sul daily siamo in una fase ribassista, notate, questo è l'unico segnale long, quindi ancora rimangono attuali. L'euro yen, non ho parole. Si sta proprio affidando all'analisi, da qui long, quindi anche l'euro yen cercherà la fase rialzista. Questo è uno stop loss, però lo stop loss, se notate sul daily, oggi è lunedì, venerdì, giovedì, mercoledì, martedì, quindi questo era lunedì. L'analisi io l'ho fatta lunedì, ok, dicendo che quando arrivava qui sopra lo stop loss era questa zona qui. Inutile adesso dire che lo stop loss l'ha preso qui, perché da qui arrivava al primo e anche al secondo take profit. Quindi anche l'euro yen era azzeccata, perché se non prendevate il profitto qui o il profitto qui, chiaro che vi beccate uno stop loss. Quindi rimane questa analisi qui, adesso la cancelliamo, perché non vado a ripeterla, tolgo anche questo livello qui. Invariato lo lascio stare, rimane solo quella del weekly che è rialzista. Le entrate le potete definire su breakout, per esempio l'unica entrata che potrei consigliare è sicuramente il piercing di questa candela qui. Notate che le modalità di entrata e uscita sono pressappoco sempre le stesse, sono ripetitive perché alla fine non è che abbiamo indicatori da seguire, penso io. Ok? Quindi long sul piercing di questa candela. Ok, stop loss sui minimi, chiaro, della candela di adesso. Quindi stop loss di 37. Ok, bene. Altro, take profit sulla strada, su stop loss su candela adesso non si può più andare a vedere se l'analisi è giusta o sbagliata, cancelliamo anche questa. Poi lunedì prossimo la andiamo ad analizzare, qui abbiamo dei minimi, dei massimi, dei minimi, dei massimi, è stato interrotto questo minimo, zona di resistenza di supporto, sarei un po' attento. Tolgo anche il canale, poi lunedì prossimo passiamo anche alla rassegna della sterlina dollaro. Sul weekly abbiamo questo segnale long da qui e da qui, vedete che sta scendendo tutto. Tolgo, può darsi che queste qui erano veramente le analisi quelle più sbagliate in assoluto. Ci sta, vedete, ci sono analisi giuste, analisi sbagliate, quindi ci sta. Dollaro yen, zona di supporto importante. No, no comment, zona di supporto importante, candela weekly 1.450 pips.
non ho parole perché bastava seguire questa zona di supporto ed è partito. Ok? Sul daily, zona di supporto importante ed è partito a rialzo. Ok? Togliamo un po' di roba vecchia, così pulisco anche poi i grafici perché poi mi diventa pesante il meta a costruire ogni volta le analisi. Cancelliamo anche tutto, cancelliamo tutto, roba vecchia. Andiamo a vedere come siamo messi qui. Ah, pulizia completa. Niente, lasciamo vuoto. Questo è logicamente una spike, ha dato via il trend. Qui zona di supporto, ha fatto la partenza sul 50%, quindi non c'era altro a dire che il breakout di questa zona qui o di questa zona qui era il 3. Però beh, non importa. Adesso l'abbiamo fatto tutto. L'euro yen l'abbiamo visto. Devi vedere proprio l'euro dollaro che sta partendo. Il petrolio è ancora fermo su questa zona bella. L'euro dollaro che sta partendo, mi stanno dicendo. C'è il pivot di mezzo comunque nell'intraday. Ok, basta. Non c'è altro, non voglio andare a vedere altro. Zone di take profit, questa, stop loss, tutte queste robe qua. Cancelliamo così la prossima volta ho i grafici vuoti e partiamo più puliti. Daily non abbiamo analisi. Ok, bene, per l'appuntamento di oggi questo era tutto. Euro sterlina. Me la ritrovo qui, andiamo a vedere veloce. L'euro sterlina rimane e rimane questa analisi qui. E nel daily è l'analisi più bella, diciamo, di questa settimana. La sterlina, l'euro sterlina, che stiamo puntando ad andare un po' nei massimi dopo questa discesa bella forte. Ci troviamo in una zona dove viene spinto il grafico. Quindi, se vogliamo vederla, è questo qui l'andamento. Qui, discesa fino a qui, e adesso devo cercare la ripartenza di un grafico che cerca di ripartire, trova supporto qui, quindi il breakout di questa zona, nuovo massimo, target questo, poi di nuovo nei massimi. Non andiamo logicamente a puntare sui massimi assoluti, però stiamo in una zona rialzista. Se mi rompe anche questa trend line, come dicevo prima, nel webinar di prima, mi basta una settimana buona per recuperare gli schiaffi presi la settimana prima. Ok, perfetto. Io spero di, anche con questa, con questo Outlook Weekly, di aver portato qualcosa di importante anche per l'euro dollaro, per esempio, che è il nostro punto, diciamo, di partenza per tutto. Se vi fa piacere seguirmi ogni lunedì dalle 9:30, ho il webinar dell'intraday prima di questo, poi alle 10:30 c'ho il webinar dell'Outlook Weekly, che mi fa piacere per ora ancora farlo. Sono due webinar, sono tanta roba perché sono più di 2 ore che parlo. Insomma, è un po' pesantuccio il lunedì, però ci sta, dai, l'ho voluto fare, quindi continuo a farli fino a quando mi trovo in grado di farli. Poi quando mi sono rotto le scatole non li faccio più, continuo a fare quelli classici. Però l'Outlook Weekly devo dire che per me è stato per me un inizio nuovo, perché certo mi faccio l'analisi a lungo termine, chiaro, però non le ho mai condivise. Adesso ho anche una rubrica dove condividere questo. Vi ringrazio della partecipazione. Sull'euro dollaro abbiamo addirittura un segnale long qui sopra il pivot, ok? Quindi da pivot a pivot sono 13 pips, potrebbe ripartire sia il drive rialzista sia le campane gaussiane. Probabilmente questo qui sarà il minimo di Gauss, quindi c'è tanta roba anche nell'intraday. Nell'andamento dei 5 minuti notate che questo qui è il minimo di Gauss, questo è un errore ciclico, quindi questo non è una campana gaussiana, non ha ancora trovato il punto, quindi no, non ha trovato questo come massimo di Gauss. Notate, se io voglio inserire un canale, un po'. Cioè, notate com'è stabile questo minimo, questo massimo. Quindi, se io devo cercarmi un long per anticipare, questo è il long da questa zona qui, o short da questa come la volete, ma non lo farei. Long da questa zona qui. Quindi anticipare sopra il pivot che questo massimo qui 1,0956 è sull'H1
10956 il segnale long di questo istogramma verde del metodo fascia. Quindi sopra il pivot, se lo voglio anticipare, la rottura di questo canale qui. Quindi se mi rompe questo, devo accettare che il prezzo anticipo di 2-3 pips, poi lo stop loss me lo posso mettere non a 9 pips, ma magari un po' più stretto. Decidete voi, tutto va bene. Siamo sopra la media 48 su 5 minuti, quindi è partita una nuova distribuzione. Notate che ogni volta che il prezzo va sotto la media 48 siamo ribassisti, quando siamo sopra la media 48 siamo rialzisti, quando va sotto siamo ribassisti, quando va sopra siamo rialzisti. Quindi per anticipare il trend, long da adesso per l'euro dollaro. Grazie a tutti per la partecipazione. A lunedì prossimo per l'Outlook Weekly, a mercoledì mattina 9:30 per i webinar settimanali. Grazie a tutti della partecipazione, siete tanti, siete numerosi, mi fa piacere. Chi ha il webinar weekly e mi sta chiedendo adesso, ho visto anche prima dove sono gli altri webinar, andate nel link che vi ho messo qui del blog e troverete tutti gli appuntamenti oppure chiedete al broker di Swiss o Swiss Market. Grazie a tutti, ciao 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 a tutti, ciao ciao, alla prossima, ciao.